Assessore Bozza, sono entrati nel vivo i preparativi per l'atteso match in programma lunedì 6 giugno allo Stadio Bentegodi, ultima amichevole dell'Italia di Conte prima dell'impegno europeo. A che punto è la prevendita? Ma la prevendita sta dando dei risultati incentivanti e positivi. Ci abbiamo circa 16.000 prevendite già oggi acquistate, per cui di fatto insomma è già un buon inizio. Calcoliamo che questa è l'ultima settimana, ma è la settimana dove si entra poi anche nel vivo, e con tutta una serie di iniziative, tra cui quella di stasera, la presentazione sempre affascinante del Barone, che è venuto a Verona in anteprima, e poi ovviamente dal 2 giugno la discesa in gommone in Adige, questo gommone tricolore che appunto dall'Arsenale si recherà fino alla Dogana, dove poi si salirà spingendo questo pallone in Piazza Bra per poi divertirci con un aperitivo in attesa dell'accensione tricolore della nostra bellissima Piazza Bra. E poi 4 e 5 con i tornei di calcetto, sempre nella magnifica Piazza Bra, per cui penso che entreremo davvero nel vivo e ci auguriamo che possano esserci ancora altri biglietti venduti. Ricordo a tutti che possono acquistarlo su Ticket One. Lo dico perché sarebbe davvero una bella occasione per il nostro Bentegodi, per la nostra città, per il nostro calcio veronese e soprattutto anche per lo sport, non solo veronese ma direi nazionale. E quindi l'obiettivo sarebbe riuscire ad arrivare a 20.000 spettatori, sarebbe un bel successo dopo 27 anni.